Ciao ragazzi, ben ritrovati l'Andronic e benvenuti in questo nuovo video di Nazoom Eleven Go Galaxy. Prima di iniziare brevissimamente, voglio dire una cosina. Mi sono reso conto effettivamente che mi piace vincere su Nazoom Eleven, ovviamente, perché sennò non si va avanti, ma mi piace di più giocare. Quindi ho deciso che userò giocatori che mi piacciono piuttosto che altri. Per esempio, un giocatore come Katora io non l'avrei mai utilizzato, ma mi piace Katora come giocatore, quindi intendo usarlo. Magari poi fa schifo, però intanto mi diverto ad utilizzarlo. Così lo stesso Tezcat e anche Buddy e Torres, insomma tutti quanti i giocatori, Wolfram che non ho ancora mai usato. Quindi preferisco usare giocatori che magari non sono proprio il massimo, ma sono comunque forti e che mi piace appunto utilizzare. Quindi per queste due partite utilizzerò giocatori che magari non sono il massimo, che però mi piacciono. La squadra di oggi l'ho chiamata Funesto. Ah, come allenatore David. Oh. Ma interessante. La squadra per il momento è questa, come potete vedere. Poi ovviamente farò dei cambi perché ho anche giocatori in panchina. Attenzione però, cavolo, è una bella squadra da loro. Mark come portiere. Cavolo, bello tosto Mark. Accidenti. Abbiamo Carlos, Tokichiro. Oh, Tokichiro? Carlos si chiamava questo, vabbè. Toadsport, Afrodite, Zabel pure. Mamma mia, Axel praticamente. Anche la panchina, insomma, ci sta. Abbiamo Kill, Nakaoka. Va bene, come allenatore David. Però io tipo imperiali mi aspettavo gli imperiali, appunto, non questa squadra. Cercherò di fare del mio peggio. Che vogliamo fare? Ecco, magari non passaggi proprio sbagliati, eh. Allora, con Katora mi sa che non ho nulla. Ah no, ho il Griffbang, evochiamolo allora. È un totem di attacco, infatti lei l'ho mixata con il buon... Anche loro in totem, ok. Con il buon Circulus. Quindi, insomma, è buona, eh. Invece Torres l'ho mixato con... Beh, logica vincente vi farà capire che l'ho mixato con Kinan. Buono. E Trina invece l'ho mixata... Oh, cavolo, non mi ricordo con chi l'ho mixata. Con Frank. Sì, con Frank l'ho mixata. Davvero, davvero fighissima con quel colorito. Allora, evoco pedone nero. Toadsport, però... Io la barba magari ce l'ho da schifo, ma Toadsport peggio di me. Allora, Spectrum. Non l'ho dato il Miximax Spectrum? Oh. Fuori gioco, sì. Sì, pensavo di starci, ma no. Cioè, me ne ero un po' accorto che non ci stavo, però dico, sai. Allora, è un po' particolare la situazione perché vorrei, appunto... eliminare il loro totem in modo appunto da poter poi andare tranquillo. Allora, Trina ancora non le ho dato risparmio, ma super tecnica. Ecco, infatti scarto controtempo è di Frank, però mi piaceva un sacco come tecnica, quindi l'ho usata. Allora, evocazione no, ho sbagliato a dire il vero, però tanto che ci sto, evochiamo un po' Flagello Nero, che stavolta l'ho messo... Questo è un Simpson, è diventato. Va bene. Però il totem avversario voglio eliminarlo. Bene. Vediamo un po'. Marchio del Berserker. Lui sta abbastanza avanti, quindi devo evitare... Inno di Atena. Tiro bloccato. Il tiro. Quello era un tiro? No, non credo. Mina terrestre. Questa è come la tecnica di Yamcha in Dragon Ball. Allora, tu ci sei. Se riesco a evitarlo... Sì, quando mai? Quando mai riesco a evitare un contrasto contro dei giocatori deboli? Non è da me, non è da me proprio. Allora, no. Connessione fulminea. Ah, ma perché l'attiva ora?
Già l'hanno persa. Imbecilli. No, dai, l'ho passata. Dai, l'avevo passata già. Ok, ci siamo. Non dovrebbe avere il totem a questo punto, Mark. Quindi potrebbe anche non... Non la para. Non può pararla. Mark è forte, eh. Mark è molto forte, ma... 2006 senza totem? Con una tecnica... Non è montagna, è fuoco se non sbaglio. Mano di luce X, giusto? È fuoco. Perché appunto è di... No. Si è bloccato il... È acceso, ma si è bloccato. No. Che palle. Ricominciamo. Allora, stavolta non l'ho disattivato il totem, perciò spero di fare un buon punteggio. 3242 arriva a 3000 più o meno in porta. Aia, un po' più basso è arrivato. Oddio, non dovrebbe fare tanto, eh. E infatti. Infatti. Non sono neanche preoccupato a questo punto. Bene così, bene. Sono contento alla fine. Adesso ho attivato marchio del Berserker, quindi dovrei riuscire ad arrivare davanti alla porta avversaria più velocemente. O meglio, più facilmente piuttosto che velocemente. Sì, ragazzi, la palla però. Io tiro in un punto, la palla non ci va. Mio Dio, che brutto Wonderbot. Mamma mia, che brutto Wonderbot. È forte, però è brutto da vedere. Ce la faccio? Ce la faccio a giocare? A mandare la palla dove dico io? Un'altra volta! Si è ribloccato ancora. Penso di aver fatto gol, ragazzi, perché allora con il ritiro... 1652, però Mark è stordito. Non so se ce la fa. Oddio, forse ce la può fare. Cavolo. No. Niente. E vai così, ragazzi, allora. Comunque finisce qui la partita. Però, ragazzi, almeno ce l'ho fatta registrare una partita. Adesso salvo per sicurezza, perché non si sa mai. Un solo gol, ciondolo solenne, non ho ricordi se quel ciondolo serve appunto a qualcosa. Comunque sia, un gol l'ho fatto con i giocatori che mi piacciono e sono contento. Bene, così, non mi interessa farne 5, 6, 7, mi basta farne uno. Salvo per sicurezza. Supereroine. Cavolo. Mi servirebbe... Sono tutte quante femmine, quindi mi servirebbe... Fascino e non seduzione. Amen. Vediamo un po' chi abbiamo. Allora, partendo da qua, Jarrett, May Jarrett. Ok, sembra forte con il tiro. Immaginatevi un po' con il Miximax, questa pure. Elizabeth. Ok, questa mi sembra un personaggio, però di un'altra serie, a dire il vero. Ok, a parte l'attacco, loro non è che abbiano grandi... Oddio, queste in difesa sono forti. Questa, oddio, in parata non è granché quella, però... Qui abbiamo Patti. Beh, Leaf, sì, Sibyl pure, che era anche sul primo go. Romer, Elsa Romer, non mi ricordavo di lei. Ma allora, vediamo un po' di darci da fare. Qui la gravità fa schifo. La gravità qui fa schifo. Allora, potrei fare due tattiche, no? Andiamo con il virtuoso, intanto mi porto subitissimo in attacco, poi al limite attivo marchio del Berserker quando vedo che proprio non può essere. Allora, potrei andare direttamente in armatura per filarmela veloce? No, sarebbe uno spreco. Ora loro sì, vanno con il totem, ma potevo filarmela con l'armatura. Perché non do mai ascolto a quello che dice il mio cervello, ma faccio tutt'altro? Perché devo fare tutt'altro? Ah, anche loro il totem un'altra volta? Buono. Vai, vai, attiva il totem. Attiva il totem. Attivalo. Attiva il totem. Freccia di Cupido. Vabbè, questa neanche ci perdo tempo con l'animazione. Questa è parata proprio. Easy peasy. Lemon squeezy. Vai. Ok, perfetto.
Riproviamoci con un'altra tattica, marchio del Berserker, e fanno connessione fulminea. E vincono loro perché plot armor. Ah, non lo sapete? È il computer il protagonista, non io. Vado in armatura per cercare di fermarli. E se ci riesco, proprio poggers. Ma ci figuriamoci! Ma figuriamoci! Figuriamoci se ci riesco. Allora. Mio re. Re di Falamorbias. Ascolta la mio... Ascolta il mio canto. Ascolta la mia preghiera. Vado con il tiro. Traiettoria orbitale. Ho provato ad attivare la tattica speciale e non me l'ha fatta. Probabilmente quando è davanti alla porta in quella maniera non può. Ma va bene. Potrei riuscire comunque a fare gol. Potrei farcela, eh. Potrei ancora farcela. Vai così. Vai così, poggers! Poggeroni! Vai, poggers! Poggers! Oh yeah! Poggeroni! Yeah, ragazzi! Yeah! Mi sa che qua gli elementi, quando si scontrano, contano poco, eh? Attacco progressivo di Tescat con il Miximax di Bicecat. Eh? Eh? Che roba? E che ha come spirito? Flagello nero! Esatto! Signori, un altro gol? Eh? No, presa livello 3, oh cavoli. Potenza di un bel po' potenzia. Oh, signorina, lei si allacci bene le cinture che se ne vola in porta. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine. Io boh, non sono arrabbiato, sono solo basito. Il che è peggio. Ah, pure colpo critico ci ho fatto stavolta. Oltre al danno anche la beffa. Bene. Vabbè sì, non è che non fare gol è un danno, ma... insomma, avete capito qual è il senso. Signorina, se lei mi fa fare freccia plat... Qui mi arrabbio. No, prima. Probabilmente loro hanno fascino e non seduzione. Io ho seduzione con i miei giocatori. Quindi capite che è un po' difficile effettivamente vincere... i contrasti. Attivo triangolo delle Bermuda così. Ah, non potevo attivarla prima a tecnica davanti a portiere. No, questo non c'entra niente, vabbè. Triangolo delle Bermuda non ha fatto granché. Però insomma, mi ha fatto guadagnare un centrocampo alla fine. Cos. Attenzione! Arculus! Arculus! Respira, respira, respira. Vai, vai, fallimento! Sì, fallisci! E stavolta è gol, stavolta deve essere gol. Perché se non è gol, io mi arrivo. No, 2003, non ce la facciamo. Tsukida! E finisce anche questa partita, ragazzi. Finisce con la mia vittoria. Ho vinto due partite. Dopo che abbiamo lama affilata. Spadacciaini per il prossimo episodio. Quindi, ragazzi, piuttosto che avere un team che è forte a tutti i costi, voglio giocare con personaggi che mi piacciono. Quindi da questo episodio in poi giocherò con personaggi che mi piacciono e anche, perché no, personaggi meno usati, meno forti, potrebbero rivelarsi comunque adatti allo scopo, perché no? Ad ogni modo, io vi ringrazio per aver seguito anche questo episodio di Nazome Eleven Go Galaxy. In descrizione ovviamente link per Instagram, e se ancora non siete iscritti al canale iscrivetevi, a noi ci vediamo come sempre al prossimo video. Bye bye!